Siamo al calcio, la nazionale stasera contro l'Arabia Saudita, l'esordio del CT Mancini sulla panchina azzurra. Bonucci, neocapitano, diretta dopo il TG1 delle 20. L'inviato è Alessandro Antinelli. Non vinciamo da 7 mesi e 4 partite. Tecnicamente siamo ridotti al ruolo di sparring partner di nazionali come l'Arabia Saudita, che al mondiale ci andranno. Ma siamo l'Italia ed è arrivato il tempo di prendere a calci la sindrome svedese che ci affligge da novembre. Roberto Mancini, versione commissario tecnico, sembra uno straordinario antidepressivo. Da allenatore ha vinto tanto, da calciatore ha fatto della bellezza dei gesti il suo marchio di fabbrica. Per questo gli azzurri lo seguono, condividendo di nuovo l'emozione di vestire la maglia azzurra. Sarà sicuramente molto emozionante per me, e sarà diverso da tutte le altre volte, perché comunque per un allenatore che arriva ad allenare la nazionale credo che sia la massima aspirazione. 4 anni dopo il naufragio mondiale brasiliano torna Mario Balotelli, portando in nazionale 26 gol stagionali e un entusiasmo contagioso. Se Mario è di nuovo super, si vedrà stasera in un tridente completato da Insigne e Politano. La nazionale del dopo Buffon riparte da Donnarumma tra i pali e dal carisma del nuovo capitano. Io cercherò di essere sempre d'esempio per me, per gli italiani e per i giovani che sono all'inizio di questa avventura, e per chiunque segua il calcio sia da piccolo che da grande. E noi ci fermiamo qui per ora, il TG1 torna alle 16:30, grazie per averci seguito, a voi tutti una buona giornata.